Cari amici, buonasera a tutti, spero che si senta tutto alla stragrande. Questa sera, piccola direttina, giochiamo a The Sims. Guardate che sistemo ancora meglio. Ok, si vede, scusate, pensavo che non si vedesse. Allora, andiamo avanti qui con la carriera su The Sims. Spero che si senta bene la voce e tutto quanto. Ok, gioco. Allora, vediamo a che punto ero arrivato. Non mi ricordo manco più. Allora, un po' l'avevo portato avanti dall'ultima volta, devo ammetterlo. E qui le figlie sono cresciute, pian piano diventano adulte. Ah, eccoci qua, siamo qui. Allora, 340.000 dollari. Top. Dunque, il mio progetto per queste ragazze è quello di farle diventare delle brave pittrici e si guadagnano molti, molti soldi. Allora, vediamo a che punto stanno. Tesa, tesa, questa qui è sempre depressa, poverina. L'altra è la vecchiaia, non ci si può fare niente. Innanzitutto parto col salutare tutti quelli che magari sono collegati. Ah, bene, sono andato a scuola. Era ora. L'altra dov'è? Aspetta, si sta facendo la doccia. Vabbè, è il bagno. Come sempre, allora, questa musica qui deriva dal reparto musica di Custom Z. Ho fatto anche il video che ho messo sul canale YouTube. La potete trovare su Spotify. Cercate Custom Z e se volete ascoltare la musica, metterla come sottofondo, andate pure sereni, lo potete fare. È musica di gioco, ecco. Gioco, comunque, intrattenimento. Adesso vediamo un po'. Allora, questa qui ha bisogno di niente. Magari puoi provare a fare un ultimo lavoro. Dato che sei in fase di decesso. È orribile da dire, però è così. Frodo Alliance, dai, studia sti cavolo di robe. Sabato alle 9, è martedì qua, eh? Ce la facciamo? Ok. A portarci a casa un po' di mega soldoni.
Aumento della media. Si avvicina un importante compito di storia. Stefania se la cava decentemente, ma un buon voto potrebbe alzare la media. Deve studiare come al solito o impegnarsi al massimo. Fai il solito. Oddio. Studia tantissimo. Vabbè, dai. Fai sto sacrificio che porterà i suoi frutti. Bravissima! Adesso passiamo alla creazione del videogioco, dato che sei concentrata, mi raccomando. Approfittane quando non ci sono le figlie. Le figlie. Allora, io volevo fare anche un piano. Fare magari il reparto musica. Az, questa è... è distrutta. Sai che abilità aveva? Non mi ricordo neanche più. Chitarra livello 2. Forma fisica livello 1. Intanto la musica accompagna, ci sta, eh. Intanto approfitto per dare alcuni aggiornamenti. Dato che si sta arrivando pian pianino l'inverno, la sera mi troverete che farò qualche diretta su Twitch, ovviamente, quindi riprenderò l'attività qui sopra e così via, e stiamo un po' in compagnia in diretta, quindi se volete potete seguirmi qui sopra anche e vedere quello che faccio anche dal vivo. Possiamo stare insieme se volete e fare quattro chiacchiere. Cosa ci fa qua? Chi è che l'ha messo qua questo? Ah, è qua. Cacchio, ha quasi finito la vita. Dopo dovremmo trovare il marito alle due sorelle, cazzarola. Sarà divertente. Sarà il prossimo step. Dunque, 340.000 dollari. Io avrei voluto, non dico trasferire l'unità familiare della galleria. Se c'è qualcuno che sa che cosa significa e che cosa succede, chiedo gentilmente se mi può spiegare un po' cosa può succedere. Perché la mia idea era quella di costruire una seconda casa.
su un altro terreno ovviamente, per le figlie ovviamente, e mi serviva capire come fare, perché non posso fare alloggiare due famiglie nella stessa casa, è un po' un è un po' un casino purtroppo. Dunque, qui terreni, dunque, gestisci scenari. No, galleria? Cosa c'è in galleria? Vediamo un po', che magari possiamo essere attivi anche in qualche modo, vediamo un po'. La mia biblioteca, dunque, un attimo, perché un follower? Galleria, vediamo un po'. C'è la possibilità di scattare magari qualche foto. Allora, invia SMS, intrattenimento, fate un selfie, scatta una foto di, scatta una foto. Wow, noi volendo potremmo avere anche, non dico successo, però possiamo anche essere attivi su, e però voglio, dopo voglio capire dove va. Ah, posso cambiare anche. Che figata. Così mi piace di più. Allora, casa. Chiama i vigili del fuoco, mostra informazioni sulle bollette, chiama un servizio, ordina una consegna. Sono tutte cose che un pochettino dobbiamo sperimentare. Dunque, le prossime tasse da pagare sono circa 4.876. Tasso di cambio. Magari dura meno, boh, vediamo adesso un po' com'è la situazione. Ah-ha! Ragazzi, ci tocca vivere una brutta cosa anche qui. Morta. Giorgia se n'è andata, sono rimaste le figlie. Che brutta cosa, dunque. Allora, vediamo un attimo. Ah, ma io posso, che figata. C'è così. Scatta foto. E dove va questa foto? Wow, attenzione, ci sono anche gli effetti. Bella così. Dove vanno queste foto? Vai a casa, purtroppo mi spiace mandarti a casa, figlia mia. Non si può fare. Ah!
Molto triste. Allora, non c'è il reparto magari galleria? Vedi catalogo. Galleria, cazzo, galleria ci dovrebbero essere tutte le mie, dunque. Un attimo, magari qui nel reparto. Perché su internet scatta una foto con, no? Allora, dipinto astratto. Dipinto astratto. Che cacchio sono questi due? Ah, eccole qui le fotografie. Dunque, vediamo un attimo. Imposta aggiungi i preferiti. Dunque, imposta filtro, altre scelte, altre scelte. Nome. Casa. Scarsa, scarsa. Ci sarà il modo, dico io, di poterle magari. Ah, vedi? Carica su Simstagram che non c'ha. Vediamo un attimo. Lei, signorina, fatemi qualche dipinto che almeno riusciamo a vivere in qualche modo. Dipinto astratto. Dove mi è stato messo quello per pagare le tasse? Eccolo qua l'altro. Quindi adesso io ne ho due in casa. Allora, dove forse facendo separati dall'unità familiare e trasferisciti, ci si trasferisce. Perché non lo finisci mai, brutta bastarda? Devo chiamarti con il nome appropriato? Allora, metti nell'inventario. Metti nell'inventario. Dunque.
Però ci impieghiamo 6 mesi. $1117 e ci portiamo a casa 2 soldi. Quando arrivano al livello 10, perché faccio conto a farlo arrivare al livello 10, si guadagna una marea di soldi. Quanto manca prima che diventi adulta? Manca pochissimo alla giovane adulta e poi si va a rimorchiare in giro, perché si deve rifare famiglia, purtroppo. Se si vuole portare avanti questa cosa. Fotografa. Ah, uno può diventare anche un genio in fotografia, allora. Ma che storia. Chissà quanto però si guadagna. Mi sa che non si guadagna un granché. Allora, vediamo le notifiche un attimo. Allora, carica su Instagram. Per pubblicare fotografie, collocale innanzitutto nello scenario. Vediamo un attimo. Quindi. Dai. E quindi? Poi? Carica su sì. Ruota la foto. Osserva. Rinomina. Carica su Instagram. Proviamo. Che storia. Questa? Ho capito, è qui, scusa, andranno qui? Non lo so, vabbè. Chi è questa qua? Un'amica, amichevole. Amichevole. Cacchio, adesso altre scelte, amichevole. Se magari però entro domani, bravo.
Mi piace poi fare amicizia, segui, mamma mia. Dai, vatti a lavare poi che fai veramente. Sostituisci e ripara. Niente, non c'ho voglia di farlo, vabbè. Andate a riposarvi, dai. Fatti una bella doccia, dormita. Anche te, minchia. Intanto vendiamo questa one e ci portiamo a casa i soldi intanto. La mia biblioteca. Che figata però. Allora, dato che mi hanno aggiunto anche il balcone, io potrei fare un balconcino. Vediamo un attimo. Esperimento. Guardate qua il balcone, terrazzo. Terrazzo semicircolare. No, io lo devo mettere qua per forza. No, ho sbagliato. Ah no, sono le terrazze quelle che vanno dentro. Scherzavo. Ma non c'è un Dunque. No, ci sono solo le piattaforme qua. Aspetta. Forse così, aspettate. Ah no. Pensavo. Vabbè, a parte il fatto che non ho lo spazio, quindi vabbè, torniamo alla vita normale. Se qui sta dormendo. Vabbè dai, andate a dormire tutti quanti. Questa si è addormentata in vasca. Cazzo, ma vai a dormire nel letto. Domani c'è scuola. Lei è quasi adulta, quindi ci siamo quasi. Gnare. A dormire.
Ah, già che c'è questa. Manda a casa. Ruota foto, osserva, imposta filtro, aggiungi una cornice. Sarebbe bello potergli dare un prezzo, ma non puoi. Ma figa, ma vai nel letto? Vabbè. È così, purtroppo. Riusciamo ad arrivare a domani mattina? Poi tra l'altro dovete andare a scuola domani mattina. Dai. Bene, adesso asciughi. Oh, finalmente, dai, arriviamo a mattina, cazzo. Scusatemi, è partita una. Dai, sveglia, dormiglione. Dove cazzo vai? Ma vai a. Ah. Vabbè. Ehi, ciccia. Ah, lei ha deciso di non andare a scuola? Allora, l'ultimo compito assegnato nella classe Stefania è un progetto di gruppo. Vabbè, crea di stile. Per forza sei andata a letto alle 4. Certo che anche lei, però, eh.
Alright. Allora, a te quanto manca prima di diventare adulta? Non c'è una percentuale, tipo no, non esiste. Vabbè. Pittura. Qualche soldino, soldino. Vai, ancora due. Quando arrivano al livello 10, allora al livello 10 ci sarà da divertirsi, Molto. Dai, vatti a buttare un po' a lavarti. Comunque, un migliaio di dollari me li porto a casa. Ah, Michele Marchetti potrebbe essere, e dico potrebbe, essere il tuo futuro marito. Ciao figliolo, senti se magari vai un po'. Chiedi del fichi fichi. Va bene. Azioni. Vita. Boh, non so, vabbè. Ma perché? Ma mettilo nell'inventario. Scema. Allora, scatta una foto. Ancora qui? Ma non si può cambiare un po'? Mamma mia, che faccia questa qui. Aspetta. Dunque, Stefania è passata d'età. Yeah! Si comincia adesso a... Dove cacchio vai? Io ti avevo detto di andare qua. Anzi, comincia con lo scavare. Poi vai pure qui.
Vediamo che panoramica c'è da questo lato. Però un po' di anima, cavolo. Allora, viaggia. Invita fino ad altri 7 semi a viaggiare. Beh, direi che ci vai con Omo. Ehi. Dove vuoi andare? Scatta foto, vediamo un po'. Oh. Allora, questo è mostra filtri. Scatta una foto, disattiva il flash. Oh yeah. Allora, sei diventata adulterata. Ok, un po' di anima però, figliola. Romantico. Eh sì, perché qui dobbiamo abbordarci un altro. E questo che cacchio è? Buttano a bordaggio. Azioni. Dunque, lei è giovane adulto, attenzione. Giovane adulto. Flirta, flirta con lui. Ok.
Oh, Nina, però. Sto rubando, glielo sto rubando a sua sorella. Sarebbe piaciuto, eh? Lugaz, vai! Adesso litigano, si ammazzano a vicenda queste due qua. No, 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 no! Ma non volevo! Vabbè. Allora mettetevi a lavorare! Ah. Livello superiore, chi è che ha raggiunto il livello superiore? Anna. Annetta. Oh, ma tipo dipinti da 1500 dollari al secondo? Me ne fate magari qualcuno? A parte che devono salire di livello tutti quanti qua. Gino, Gino. Adesso teoricamente dal livello 8 in su i dipinti dovrebbero incominciare a valere un po' di più, si spera. Brava. Comunque, qui stiamo andando bene. Vabbè, dai, vendi. Vai in bagno. Allora, vescicati prima. E poi a dormire. Che domani parte un'altra giornata di M. Intanto salvo per la sicurezza. Ma è questo? Senti, te ne vuoi andare fuori dal ca? Gentilmente te ne devi dannare.
fuori dal cazzo. Dai, dormiamo un po', cazzo. Dopo mi fate sempre tardi e dopo non vi svegliate più alla mattina. E dopo mi girano un po' le balle, eh. La fame la si tiene fino a, alla mattina successiva. Ok. Inizia una carriera. Ma è della verità? Vediamo un po' cosa mi trova lavorativamente parlando. Anche se io preferisco fargli fare l'artista, che sono molti più soldi, ma molti molti più soldi. Ok. Pittrice. Guru tecnologia, freelance, vabbè, si sa, freelance, cuoca, criminale. No. Adesso che abbiamo più tempo con Stefania, gli facciamo fare, facciamo aumentare di livello qui di pittura. Soldi, vedi, già 551 valgono, eh? Quindi se noi ne spendiamo 100 ma ne guadagniamo 500, adesso si fanno le cose seriamente qui, eh? Altro che pizze fichi. Vedete? Si fanno le cose seriamente e io sono emozionato. Perché sei una faccia da cazzo? E io ti avevo detto, scusate la parola, però io gli avevo detto, fai un maledetto dipinto. Ecco, questo sarà il suo lavoro. Si fanno dei bei soldoni poi, eh.
Poi la Gina qui, guardate, e adesso mi emoziono a vedere queste cose. Eh sì, I said yeah. Sono soldi, soldi, soldi. E ve l'ho detto, adesso si vive tranquillamente con questa storia qua, eh. Oh, Ugazza, prima finisci il lavoro e poi vai a mangiarti l'intero frigorifero. Ma vuoi fa incazzà? Non me fa incazzà, non te conviene. Quanti ne ho fatti? 4? Cazzo, con 4 faccio notevole. Quasi 5.000 dollari, ragazzi, eh. Guardate questo, 5,70. Guardate, ta-ta, soldi. Adesso va a mangiare. Devi mangiare, prima mangia. Poi andiamo a rapire qualcuno che a te ti serve marito. Doccetta e poi divertimento. Tanto soldi li abbiamo fatti, non è un problema. Adesso li facciamo anche con molta più facilità. Ma Nina, ti avevo detto di andartela là. Vabbè, fa un po' come cazzo vuoi.
Concentrata. Allora bisogna approfittarne. Dai 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 ciao sì ti faccio fare quattrini e poi concludiamo questa diretta per oggi e poi dopo ovviamente come sempre andrà su sul canale YouTube, se la volete rivedere la potrete rivedere con serenità e tranquillità sul canale YouTube. E anche qui comunque, anche su Twitch comunque la potete rivedere, però chi non ha Twitch ovviamente la vedrà su YouTube. Concludiamo con un bel botto di soldi che andiamo a casa tutti feliaci. Se ce la facciamo, perché sennò poi divento vecchio prima di lei. Boom! Ovvio che sì. Certo che devi essere una testa intelligente, ovviamente, per modo di dire. No, non chiamare il preside! Non deve rispondere al preside! Il tuo rendimento scolastico è piuttosto vacillante. Ma non te preoccupa. Ne uscirai molto presto. Io rido a vedere queste cose perché sono soldi, 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 soldi. Come on. Buono. Mamma mia, sei sempre incazzata però te. Compiti. Gordon Ramsay. Dai, finisci sto dipinto. Ci portiamo a casa i soldi. Saliamo. E per stasera concludiamo. Bravissima. Right, allora, ragazzi miei, felice di comunicarvi, cioè in realtà infelice di comunicarvi, che per oggi concludiamo qui questa magnifica diretta. Io vi ringrazio per essere stati con me, non riesco neanche a parlare più. E io vi saluto e ci vediamo in una prossima
fantastica e emozionante diretta. Alla prossima, ciao ciao!